Ben ritrovati. Allora, stasera stai calassola a Vedani, non c'è nessuno con Bachi, finalmente, perché anche una settimana fa ci ho trovato uno e comunque mangiavano poco. Speriamo che non siano apatici, come ultimamente mi capita sempre più spesso di trovare. E terrò un approccio tipicamente top water o da primi strati dell'acqua. Vediamo come va, eh? C'è un po' di vento a rompere i coglioni e non me lo fa lavorare bene. Vediamo qui in corrente. No, due volte ci andate, due volte. Per non andare a pescare non più. No, questo c'è anche un'altra roba, mi sa. Eccolo, eccolo. Questo è anche bello. Non so se era il solito di prima, ma... Ah. Quando ti sei calmato, foso di riso. Vai. Penso si sia già slamato. No. Calmo, calmo. Si ributta. E poi si leva artificiale. Vai. Che nello specifico l'artificiale è... L'avevo già detto, comunque. Loving R era questo. Buono, questo si leva e si tiene buono per dopo. Niente, con questo, niente. Vibra molto. Color foraggio potrebbe essere... Nuota molto bene, però sono cattura. Eccolo! Oh, eccolo! Questo è bello! Questo è bello e lo dedico all'amico Nello Lolli che mi ha dato questo artificiale. Guarda che bello. L'avevo detto, non stava bene.
Ok, si leva agilmente questo. No, non voglio nemmeno toccare. Guardate, inizia a essere discreto. Bello grasso, più ciccione che lungo, eh? Con questo, che non so come si chiami, di RL Minno. Qualcuno ripasserà di lì, e tu vedrai che qualcuno ci ripasserà. Allora io dovevo provare il mini franchettino della rafala. Questo si leva per ora, ne approfitto per rifare il nodo e il cambio artificiale. Sto lanciando il garbato. Allora proviamo a fare. Oh. Ecco, mi sa che l'ho perso. No, ce l'ho. Ecco il primo scoppio a galla con VTD. Voilà, qui ci vuole pinze perché fa male il lombaleno. Ok. Volevo levare di qui per non sciuparlo. Vai, forse anche a questo. Vai. Ora si fa vedere l'esca. L'esca è VTD, l'STK45 della Haperland. Un VTD che io preferisco, e ora ve lo faccio vedere. Recuperato, fa molto 180, sta molto nello spot. Nella strike zone. Riproviamoli. Ve l'ho detto, la zona VTD questa. Bisogna sbacchettare più che recuperare. Vedete, guardate, vedete come fa quasi un 180 gradi perfetto fra una cercata e l'altra. Buono, si rallenta un po', è mancato. Oh vai, la serata ci si vede con il VTD. Fermiamoci, magari ci ritorna, o probabilmente è stata un'azione di disturbo. Però come dicevo, sono qua giù a fine passato. Non so se si vede come viene via bene questo VTD, lo vedete? Mi fa un 180 gradi preciso.
Niente per ora, almeno un attimino fra un po', 10 all'8. Allora, ora provo a mettere il CRK30 e farlo cerchiare a galla. Che forse mangerà a galla, ma in maniera meno frenetica. Allora, un attimo in corrente, poi metto il foso. Una sponda di cavalletta. L'ho vista arrivare, ma non era convinto. 2. Mancato, ti rendi conto? O guardiamo. Eccolo, madonna che bestia! Lo sapevo! Questo si viene qua. Over kilo. Over kilo. Over kilo. Allora, no, allora guardate qua, che bestia di cavedano, ma che sei grulle, vai, scusa. Ossigena, vai. Proviamo a vedere lui nel piccolo. Ah.
Eccolo! Oh, lo sapevo che ero qui sotto. Ecco già il winner, sai? Anche questa foto oggi e via. Già slamato. Vai. Real winner, original. Anzi, classic, ma è la misura più piccola, sempre GRO. No! Penso, cavolo! Si trova ad andare là. Dai, ragazzi, faccio l'ultimo mentre faccio i saluti. Una giornata non eccezionale, ma insomma, una giornata tipica estiva. Poca attività sul presto, qualcosa che inizia a muoversi quando le ore si raffreddano, quando l'aria si raffresca. Pescato da 4, 5, se avevano, non ricordo, va bene, insomma, sono pescate normali, non è eccezionale, cioè non è una cosa normale quando se ne prendono al lancio, così come non è normale giornate di apatia totale. E niente, io vi ringrazio se anche a questo giro avete guardato il mio video. Se vi è piaciuto questo e gli altri video, commentate, mettete un like, condividete, fate quello che più vi aggrada. Soprattutto, se vi piacciono i miei video, iscrivetevi al canale, in modo da dare un piccolo supporto, più che altro morale, a questo progetto. Io, come ho sempre detto, non pretendo di essere chissà chi, però magari condividendo le esperienze può essere di aiuto o di ispirazione per qualcuno, perché alla fin fine la pesca è anche condivisione, no? Condivisione di una passione, condivisione di esperienze, affinché tutti ci possiamo sempre divertire di più. E niente, detto questo, sono veramente alla fine. Ciao e alla prossima.